Ciao a tutte! Finalmente ritorno con un video riguardante il Project Pen. Questo video riguarda il 21 nel 2021. Questo è il mio settimo aggiornamento. L'ultimo aggiornamento che ho fatto risale circa fine giugno. Oggi siamo al 5 di ottobre. Non sono riuscita a fare aggiornamenti fino ad ora. È la prima volta che monto la ring light che avevo in valigia. Tra l'altro il sole sta andando giù e oggi è anche una giornata piovosa, quindi vedremo come sistemarci, altrimenti mi sarei messa di fronte alla finestra che è di lato. E Marcus è appena tornato dal lavoro, quindi lo vedrete entrare tra un attimo, probabilmente. Allora, mi sono truccata veramente poco. Ho fatto a fine luglio, sono partita dalla Corea. Abbiamo fatto circa 3 settimane in Texas e poi siamo arrivati in Italia e nel frattempo abbiamo fatto un trasloco e adesso siamo nella casa nuova. Se sentite il rimbombo è perché è ancora praticamente vuota, perché non abbiamo ancora le nostre cose, però siamo arrivati qui settimana scorsa. Oggi è una settimana che siamo in questa casa, quindi portate pazienza, al momento è così, poi sistemeremo andando avanti. Allora, devo trovare tutti i miei prodottini. Allora, le liner di Prestige, questo setup non è proprio il massimo, però ce lo faremo andare bene. Le liner di Prestige l'ho utilizzato 7 volte. Eccolo qui. Sto anche cercando di guardarmi dal computer perché non vedo assolutamente niente, perché non ho uno specchio dall'altra parte. Il Pink Swoon l'ho utilizzato 9 volte. Eccolo qui. Dove sei? Dove sei? Sbaglio sempre. Forse ho anche un po' troppo luminosità. L'NYC Bronzer l'ho utilizzato 9 volte, ancora niente pen. Ho la conchetta, ma ancora niente pen. La matita di Max Factor l'ho utilizzata 9 volte, si vede che è un po' più piccolina e ve la faccio vedere qui, non è scesa di tanto, però è meglio di niente. Eccola qui, vedete il segnetto della volta scorsa e dove siamo adesso. Poi, cosa abbiamo? MAC Indian Wood l'ho utilizzato 8 volte. Eccolo qui. Poi quando farò l'editing di questo video cercherò di capire come questa inquadratura se sono troppo lontano. Il correttore di Makeup Forever l'ho utilizzato 8 volte e come al solito non si vede assolutamente nulla. Il contouring di RCMA l'ho utilizzato 7 volte. L'altra volta avevo due lati che mi rimanevano. Vediamo. Spero di non far cadere tutto. Ecco qua. L'altra volta avevo due lati che mi rimanevano. Adesso me ne rimane solo uno. Eccolo qua. Mi rimane solo questo e ho un angolino nella parte di qua. E quindi continuerò a lavorarci. Poi MAC Soft and Gentle l'ho utilizzata 8 volte, eccola qui, sempre uguale. Poi il Dream Lumi l'ho utilizzato 9 volte. Allora, praticamente se vedete da qui, eravamo la volta scorsa, e dove siamo adesso? In realtà io questo ce l'avevo in valigia e cosa è successo? La prima volta che sono andata ad utilizzarlo, dopo aver volato, mi sono accorta che il prodotto si era spinto su, non so se con la pressione, magari stando in stiva, e quindi non credo ci sia altro da girare,
però ancora mi è rimasto il prodotto sul pennellino e quindi lo sto utilizzando del pennellino. E non so se questa cosa possa accadere, magari tenetene conto se dovete fare un viaggio e volete portarvi via questo, perché io ne avevo poco, però se ne avete nuovo, magari vi ho tutto su. La matita labbra l'ho utilizzata 9 volte, eccola qui, ve la faccio vedere qui sul foglietto. Ho dato un altro foglietto che mi serve poi, ok. Ve lo faccio vedere qui. Non so cosa stia facendo Marcos lì fuori. Ah, si sta parlando con i vicini. Eccole qua. Un pochettino di miglioramento. Poi la cipria di Make Up Forever l'ho utilizzata 14 volte e si vede che il pen si è un po' allargato. La NYX Jumbo Pencil, dov'è? Eccola qua, l'ho utilizzata 9 volte. Eccola qui. Sul foglietto. Eccola qua. Tutta storta, ok. Poi il rossetto di Yves Saint Laurent l'ho utilizzato 16 volte e eccolo qui. Aspettate, ce n'è veramente poco. Da una parte ho già toccato e invece dall'altra ci sto ancora lavorando. Ve le faccio vedere qui. Si vede veramente poco. Ecco, adesso non riesco più a vedermi dallo schermo del computer, quindi continuerò e spero di inquadrare bene. Abbiate pazienza, dovrò trovare una soluzione per questa cosa. Poi il mascara primer di Lancôme l'ho utilizzato 8 volte, non che si veda nulla. L'anti-age di Maybelline l'ho utilizzato 8 volte e ecco qui c'è una piccola differenza della volta scorsa. Il primer di NYX l'ho utilizzato 9 volte, eravamo qui su, adesso siamo un po' più giù, ma ancora non è finito. Il gloss di Revlon l'ho utilizzato 2 volte, ma non si vede nulla. Il rossetto di Maybelline l'ho utilizzato 7 volte, non ve lo faccio neanche vedere sul foglietto perché tanto non si vede nulla. Questo lo utilizzo come blush. Il gel per sopracciglia di Caroline, del quale non si vede nulla, l'ho utilizzato 7 volte. Io questo ho fatto quel che potevo, ma so se riuscite a vedere, ma è in una condizione pessima, quindi questo io lo considero finito. Ho provato a renderlo più cremoso, ma lo considero finito. Metterò un altro prodotto sopracciglia al suo posto. Il fondotinta di Kat Von D che ho inserito la volta scorsa l'ho utilizzato 8 volte, come potete vedere c'è una differenza dalla volta scorsa. E adesso questo è il colore che va bene per il mio incarnato e quindi non devo allungarlo con quello di Manic Panic e quindi lo sto utilizzando un po' più velocemente al momento finché ho, questa è la mia abbronzatura, finché ho un po' di abbronzatura. Il mascara di Huda che ho inserito l'altra volta l'ho utilizzato 9 volte. Allora, come prodotto nuovo mi inserisco, aspettate, come prodotto nuovo mi inserisco il Cabrow di Benefit e adesso spero di inquadrarlo bene. Eccolo qui, si era seccato quindi l'avevo reidratato.
E poi vi devo dire per i prodotti non make-up cosa ho finito in questi mesi. Allora, un secondino solo, che togliamo un po' di casino. Ok, mi è volato il foglietto. Aspettate un secondo. Rieccomi. Allora, prodotti che ho finito non make-up. Ho finito il profumo di Calvin Klein, non li ho tenuti ovviamente perché mi stavo muovendo da una parte all'altra, ho fatto le foto. Profumo di Calvin Klein l'ho finito, il siero alla bava di Lumaca l'ho finito, la crema corpo di Dove l'ho finita, la maschera piccolina di Fab Pharma l'ho finita, il siero per capelli Curl Freeze l'ho finito. La Bath Bomb di Da Bomb l'ho usata, la maschera del tè verde, la Sheet Mask l'ho usata e invece la crema di Aveeno non l'ho finita, la sto utilizzando al momento, non l'ho portata giù, ce l'ho sopra. Allora, visto che praticamente con me ho solo quello che mi sono portato in valigia, non ho altri prodotti non make up che vorrei finire perché ne ho proprio uno per categoria, in poche parole. E già ho finito parecchie cose. Se guardate sul mio Instagram, ogni volta che finivo una cosa le mettevo e magari farò una carrellata nei prodotti finiti. Però mi sono portata in valigia delle sheet masks e quindi per il prossimo mese mi inserisco un'altra maschera di Real Nature. Questa è alla calendula. Allora, vediamo come siamo messi qua. La volta scorsa, era luglio la volta scorsa, forse all'inizio luglio, ne avevo 8 di finiti e 13 ancora da finire, considero questo finito, quindi ne ho 9 di finiti e 12 ancora da finire. Ovviamente questi mesi mi hanno un po' penalizzata per quanto riguarda il Project Pen, però la mia vita è questa, quindi non posso farci nulla. E in più era veramente tanto tanto caldo in Corea e era veramente tanto tanto caldo in Texas. Era una cosa, mi ricordo, un giorno abbiamo fatto le foto con la famiglia di Marcus e sua mamma e le sue sorelle si sono truccate. Gli ho detto non so come fate. Cioè noi eravamo in casa con il clima e con lo sventolone che andava e loro sgrondavano, no, cioè. No, mi dispiace, verrà fuori una foto dove sembra un po' morta, però va bene lo stesso. E niente, per oggi è tutto, spero questo video vi sia piaciuto. Sto cercando di ricominciare a fare i video, sarà un po' singhiozzo finché ci mettiamo, finché ci sistemiamo un po', però dai, piano piano vediamo cosa fare adesso. Non credo ci sarà un video per sabato, visto che questo fine settimana è una festa americana e quindi non saremo qui. E niente, e ci vediamo alla prossima. Ciao!